In una conversazione tra un cattolico e un evangelico potrebbe subito venire fuori proprio questo aspetto della Madonna e che gli evangelici non pregano Maria. Sì. Cosa possiamo dunque dire qui? Sì, i cattolici alle volte anche con giustificazioni per atteggiamenti di alcuni protestanti, eccetera, che sono molto contrari, quasi parlano della Madonna in modo non tanto rispettoso, pensano che noi evangelici non crediamo alla Madonna e quindi la eliminiamo, pensiamo che non sia una cosa buona. E io penso che l'atteggiamento e l'approccio giusto è di riconoscere chi è Maria nella scrittura. La madre di Gesù secondo la natura umana è un esempio stupendo, se non il migliore dopo Cristo nella Bibbia, di una cristiana veramente di fede, di purezza, di sacrificio, eccetera, di preghiera, di conoscenza della Bibbia. Il Magnificat è un esempio magnifico di come Maria conosceva la scrittura. Ma giunti a questo, dobbiamo essere pronti a far vedere che nella storia del cattolicesimo, non posso accusare nessuno in particolare, è una cosa che avvenne lungo i secoli, quello che appartiene a Cristo solo, poco a poco fu trasferito a sua madre. Per esempio, la chiamano regina degli angeli e dei santi, la Bibbia dice che Cristo è re. Per esempio, Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita, la via, quindi l'unica via. Nelle apparizioni Maria dice che il mio cuore immacolato è la via attraverso cui i peccatori raggiungeranno la salvezza. La scrittura dice che Dio è la verità e la vita. Nella preghiera Salve Regina i cattolici si rivolgono a Maria, la chiamano speranza, dolcezza e vita nostra. Chiamano Maria la loro vita. La chiamano loro speranza, la Bibbia dice che Cristo solo è la nostra speranza. La chiamano avvocata, orsu dunque avvocata nostra nella preghiera Salve Regina, e la Bibbia dice Cristo è il nostro avvocato. E questo è avvenuto senza pensarci, chiusero la Bibbia e cominciarono a costruire una bella religione sulla Madonna e su cose che non sono bibliche. Quello dobbiamo farlo capire, la chiamano corredentrice. La chiamano mediatrice di tutte le grazie e la Bibbia dice che Cristo solo è Redentore e Salvatore, Lui solo è il nostro mediatore, è così chiaro nella parola di Dio. Come possono giustificarlo? E non lo possono fare se non razionalizzando e allontanandosi dalla scrittura, eccetera. E questo mi disturba molto e dobbiamo comunicarlo a loro.